controllato dai carabinieri è stato trovato in possesso di 1 chilogrammo di hashish già diviso in panetti e arrestato un giovane pugliese già noto alle forze dell'ordine. Ancora fortemente negativi i dati sul turismo a Termoli, un balneatore del posto parla di un calo di presenze del 30% e si sofferma sulle problematiche della città. Come gestire i processi aziendali e le relazioni con partner e clienti attraverso soluzioni informatiche, temi in discussione oggi in un focus tecnologico. Tutto pronto ad Isernia per la Notte Bianca del prossimo sabato, numerose iniziative nel centro storico per grandi e piccini appuntamenti già dal pomeriggio. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Apriamo con la cronaca. Ha urtato violentemente contro il guardrail precipitando dal viadotto sulla Bifernina sopra la diga del Liscione. Così è morta nel tardo pomeriggio di oggi una 25enne di Campobasso. La ragazza stava rientrando nel capoluogo molisano quando è avvenuto il terribile impatto. La vettura che stava conducendo si è ribaltata appena dopo il bivio di guardia alfiera ed è atterrata sulla vegetazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le altre forze dell'ordine per regolare il traffico e consentire il recupero della giovane e della sua auto. La ragazza è presumibilmente deceduta sul colpo, mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell'accaduto. È stato beccato con 1 chilo di hashish già diviso in panetti e un motociclista pugliese arrestato dai carabinieri di Termoli. Ancora un arresto per droga in Basso Molise. A Termoli le manette sono scattate per un motociclista fermato dai carabinieri della locale compagnia nella tarda serata di ieri in località Rio Vivo. L'uomo 26enne foggiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato controllato dai militari e a seguito di perquisizioni è stato trovato in possesso di ben 10 panetti contenenti hashish per un peso complessivo di 1 chilogrammo. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito prima di essere tradotto nel carcere di Larino a disposizione della competente autorità giudiziaria. Le attività di prevenzione e repressione svolte dall'arma continueranno incessanti sulla fascia costiera al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza ai cittadini anche nel periodo estivo. E anche per i carabinieri di Isernia la prevenzione resta un obiettivo importante che continuano ad attuare sul territorio con servizi a largo raggio, soprattutto in questo periodo. Intensificati i controlli in alcune aree della provincia più sensibili dal punto di vista della sicurezza ed attivati posti di blocco alle vie di accesso alla cittadina Pentra. La seduta monotematica sulla sanità in Consiglio regionale, richiesta da 6 consiglieri dei gruppi di minoranza, si conclude con un nulla di fatto. Le 2 mozioni presentate per riconoscere l'autonomia legislativa regionale non sono state approvate. Ne abbiamo già parlato. C'è stato questo Consiglio regionale convocato come da statuto in seguito alla richiesta avanzata da 6 consiglieri appartenenti ai gruppi della minoranza. L'argomento unico all'ordine del giorno, la sanità molisana, per promuovere un dibattito e un confronto su un argomento assolutamente importante per la tutela della salute dei molisani, ma anche per cercare di trovare un percorso che riaffermasse l'autonomia legislativa regionale, compromessa dalla cosiddetta manovrina, il decreto legge numero 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge il 15 giugno 2017, dove appunto con l'articolo 34 bis si limita tale autonomia per quanto riguarda la materia della tutela della salute. 2 le mozioni presentate per spingere ad impugnare davanti la Consulta proprio quell'articolo. Una prima mozione viene sottoscritta dai consiglieri Iorio, Cavaliere, Fusco Perrella, Sabusco, Petraroia, Scarabeo e Niro, che tende all'impugnativa in quanto l'articolo è lesivo della sfera di competenza regionale in materia di tutela della salute. L'altra, a firma dei consiglieri Federico, Manzo e Petraroia, impegna il Presidente Frattura a promuovere qualsiasi iniziativa di carattere legislativo che consente di abrogare il medesimo articolo 34 bis. Il niente di fatto è d'obbligo. Entrambe le mozioni vengono respinte dall'Assemblea.
A tal riguardo giungono in redazione alcune note, tutte sottolineano la criticità del provvedimento nazionale che con la non approvazione delle mozioni viene fortemente ribadito. Michele Iorio sottolinea l'ingerenza dello Stato sulla regione, affermando che è qualcosa di mai visto nella storia della Repubblica. Un provvedimento condiviso dal presidente attuale Frattura che pregiudica l'autonomia legislativa della regione. Il gruppo del Movimento 5 Stelle rincara la dose e parla di illogicità e illegittimità, sottolineando la sovrapposizione di competenze tra Stato e Regione. Una forzatura che in un sol colpo ha scavalcato il Consiglio regionale e la volontà di migliaia di cittadini. Infine il sindaco di Larino, Vincenzo Notarangelo, in qualità di segretario regionale di Sinistra Italiana Molise, che afferma come i cittadini del Molise hanno diritto a vedere riconosciuta concretamente la tutela costituzionale in materia di salvaguardia della salute e di fruibilità e accesso ai livelli essenziali di assistenza sanitaria, situazioni messe in pericolo dalle scelte del governo nazionale e da quello regionale. L'autista della SEAC, licenziato dall'azienda dopo essere stato pedinato ed in virtù del presupposto che lo stesso avrebbe fruito arbitrariamente di un giorno di permesso per motivi sindacali, deve essere reintegrato al lavoro. La Corte d'Appello di Campobasso ha confermato l'ordinanza sommaria emessa dalla dottoressa Laura Scarlatelli. Il Tribunale ha quindi accolto la tesi dei difensori Iacovino e Fasciano, che hanno sostenuto che il lavoratore era rimasto a casa fino alle 16 del pomeriggio per esaminare i documenti contabili in vista della successiva assemblea sindacale, e ribadito che quindi la scelta dell'azienda di comminare al dipendente la sanzione espulsiva sia stata eccessiva. Si è parlato di trasformazioni digitali e di opportunità e rischi per le aziende del territorio nell'incontro che si è tenuto oggi all'Unimol. Professor Previdi, che cos'è il rinascimento digitale? Beh, nasce dall'idea, secondo me importante, che dobbiamo sempre di più valorizzare, noi che siamo artefici, come italici, no? Del primo rinascimento, quello che ci ha fatto diventare famosi in tutto il mondo e che tuttora il mondo ci apprezza e ci invidia. Oggi con la combinazione di questa genialità tipica dell'imprenditoria, no? Italiana, avvalendosi delle tecnologie digitali oggi disponibili, possiamo fare quello che possiamo dire, se non proprio il rinascimento digitale, il rinascimento 2.0. Oggi va di moda mettere questi suffissi numerici, perché come vedremo anche durante questo evento, no, ci sono tutte le condizioni, manca il sistema fondamentalmente, e quindi è importante creare nelle aziende quella cultura per abbattere quelle paure, quei timori, dovuti anche al timore di sbagliare evidentemente, per avere invece la disponibilità di una mappa strategica che azienda per azienda, in funzione dei suoi asset, dei suoi modelli di business, del suo cliente tipico o di dove vuole andare in termini strategici, la digital transformation insieme all'organizzazione, senza mai dimenticarsi del fattore umano come centrale nei processi di trasformazione digitale dell'impresa, può essere un fattore vincente, soprattutto se ha gli ingredienti che noi abbiamo, creatività, ingegno e flessibilità. Ecco professore, ma lei crede che nel Molise possa attecchire questa rivoluzione? Beh, non c'è un limite territoriale, non c'è un limite territoriale. Pensate che il mondo dalla produzione di massa si sta in un qualche modo, come se la ruota ritornasse indietro alla customizzazione di massa, cioè all'artigianato. Solo che oggi non sarà l'artigianato, l'artigiano davanti al suo artefatto, ma sarà l'artigiano in simbiosi con le macchine, con le tecnologie, con l'intelligenza dovuta al digitale, che andranno a costruire dei prodotti customizzati, personalizzati per una grande platea di clienti. E questi clienti sono in giro per il mondo. Alla Segreteria Nazionale del nuovo Sindacato Autonomo di Polizia, SIP, si è insediato Sergio Di Folco. Lo abbiamo incontrato a Venafro. Sentiamo. Quando non è impegnato con l'ordine nella vita, chi è e cosa fa?
Io allora faccio parte delle relazioni esterne della Polizia di Stato e sono segretario del SIP Polizia, che sono diventato segretario generale del SIP Polizia, un nuovo sindacato autonomo nato da un mese fa. Questo è un bel incarico che lo condivido oggi insieme a tutti i miei amici dell'ordine. La Polizia è un po' una benemerita, specialmente ai tempi nostri. Certo, è un'istituzione molto bella, molto vicina alla gente. Io ho lavorato al fianco di Manganelli, del povero Manganelli che è venuto a mancare proprio in servizio, e abbiamo fatto tanti eventi insieme a lui, e tutti con lo slogan vicini alla gente. Diciamo da lì la polizia, che veniva vista come qualcosa di un ostacolo, invece noi lavoriamo e ci sacrifichiamo per difendere il cittadino, per difendere la gente, e anche noi sindacalisti per difendere i colleghi, che non ci difende nessuno. Combattere i rifiuti marini generati dal turismo e dalle attività di pesca attraverso una campagna di sensibilizzazione che aumenti il livello di conoscenza e di attenzione nei cittadini. E questo è l'obiettivo del progetto Clean Sea Life, di cui si è parlato in una riunione che si è tenuta al municipio di Montenero di Bisaccia. Illustrati possibili interventi per incoraggiare l'impegno individuale. In particolare si individueranno le migliori pratiche per la prevenzione e la gestione dei rifiuti marini, per poi diffonderle a livello locale, nazionale e internazionale. Saranno coinvolti appassionati del mare, pescatori, scuole, circoli, federazioni, aziende e cittadini. Per il balneatore di Termoli, Rio Rampa, i dati sul turismo nella cittadina adriatica sono ancora fortemente negativi. Parla di un calo del 30% di presenze attive sulla spiaggia, ma si sofferma anche sulle problematiche presenti in città e sulle disattenzioni amministrative. Pio Rampa di professione fa il balneatore, è infatti il titolare dello stabilimento Cala dei Longobardi, situato a Rio Vivo di Termoli. È persona di competenza e dunque perfettamente adeguata a parlare di flussi turistici, di presenze in spiaggia e perfino degli attuali comportamenti di bagnanti e turisti. Se uno legge i giornali o sente le TV locali o quelle nazionali, sente dire che il turismo in Italia è aumentato, sta agli estremi, 80% in più, è tutto falso. I turisti, anche gli italiani stessi, non si muovono mai, neanche più da casa. E ti posso affermare che c'è stato un calo circa del 30%, minimo del 30%, così. Difatti se tu ti giri, puoi fare un'inquadratura intorno, vedi che non c'è nessuno. Ormai la gente ha imparato una sola cosa: a vedere i telefonini e che tempo che fa. E in base ai telefonini, se fa troppo caldo non scendono al mare, se tira vento non scendono al mare, se è nuvolo non scendono al mare, quindi se piove non lo mettiamo proprio in onda, non lo mettiamo proprio in onda. Questa è diventata la spiaggia qua a Termoli. E telefonando a altre persone che stanno in giro per l'Italia, che fanno il mio stesso mestiere, cioè i balneatori, ho saputo che bene o male è la stessa cosa. Quindi possiamo dire che l'italiano si rifiuta di andare in ferie, anche se casomai hanno l'ombrellone pagato. Come è pagato qua da noi, che gli ombrelloni sono a un bassissimo costo. Qua a Termoli, di certo non sta il Lido di Venezia, dove un ombrellone giornaliero costa 280 euro. Qua con 10 euro puoi fare la tua giornata al mare. Non si sofferma solo sugli usi e costumi dei vacanzieri, ma entra in merito sulle scelte e sulle disattenzioni dell'amministrazione comunale, che evidentemente ha colpe proprie per le tante disfunzioni che gravano sulla città, soprattutto sulla zona di Rio Vivo, che sembra essere stata dimenticata. Ma il comune negli ultimi anni si è dimenticato di Rio Vivo. Ultimamente dovevano attrezzare un'area qua davanti, a distante sul parcheggio, per mettere i bidoni nella spazzatura, forse volevano valorizzarlo in quel modo. Dopo, casomai, è stato dirottato a parcheggio dei motorini, per fortuna. Ma per quanto riguarda il resto, stiamo ancora aspettando che mandino qualche spazzino qua per pulire la strada pedonale, perché è sporchissima e dobbiamo provvedere noi a pulirla. Ma io vedo Termoli, francamente, un po' denutrita proprio a livello di pulizia. Cioè, non vai girando in giro, vedo, non lo so. Non so se dipende dal comune, se dipende dall'azienda che dovrebbe fare i lavori e non li fa, non lo so. Mi dispiace, ma purtroppo vedo la città molto sporca. Dopo, per quanto riguarda i servizi, alzo le mani proprio. I servizi dopo alzo proprio le mani. Un'ultima annotazione.
raccolto attraverso numerose testimonianze di operatori e residenti. Tutti affermano come i fondi stanziati per la riqualificazione dell'intera zona di Rio Vivo siano stati, per decisioni comunali, dirottati sul lungomare nord, una scelta che viene considerata totalmente sbagliata, se non scellerata. Numerosi i siti della costa molisana che non sembrano offrire garanzie di salvaguardia ambientale, criticità diffuse riscontrate nella pineta di Campomarino che, tra sterpaglie, piante secche e rifiuti, è sempre costantemente a rischio incendi. Come ogni anno, ad inizio e fine stagione balneare torniamo sui luoghi della costa molisana per verificare lo stato dei siti. Questa volta siamo andati alla pineta di Campomarino per registrare, attraverso l'occhio della telecamera, i punti critici di un luogo che sarebbe sicuramente da preservare e da valorizzare. Subito ci colpisce lo stato della vegetazione, in più punti lasciata crescere indisturbata, con siepi alte e sembrerebbe mai curate e lasciate sicuramente alla massima incuria. Tanta la vegetazione secca, che è quella più pericolosa, perché facilmente infiammabile, una situazione che qualora si verificasse, come già è successo soltanto qualche decina di giorni fa allo stesso Campomarino, oltre che a Petacciato, Termoli ed altri territori sulla costa molisana, porterebbe ad essere vicinissimi al disastro completo, nei termini ambientali e di presenza turistica. Una pineta e gli altri siti limitrofi che comunque hanno ottenuto qualche attenzione attraverso una nuova e più appropriata posa di mezzi tecnici per la raccolta dei rifiuti, ma anche qualche finanziamento pubblico per opere di riassestamento. Scelte che avrebbero dovuto migliorare le condizioni di residenti ed ospiti che però nella maggior parte si trovano ad affrontare le disfunzioni di rito tra lavori fermi, cattiva manutenzione dei siti e non ultima la diseducazione dei tanti che, disdegnando ogni regola del buon vivere civile, si lasciano andare a vere e proprie azioni di inciviltà, lasciando in giro rifiuti, perfino ingombranti, disdegnando una necessaria coscienza ambientale e contribuendo perciò a far crescere indisturbato tutto il degrado possibile e perfino quello impossibile. Sabato Isernia in festa per la Notte Bianca, appuntamenti in quattro piazze del centro storico, Pentro, già dal pomeriggio iniziative per i più piccoli. Manca poco alla Notte Bianca organizzata dal Comune e dalla Proloco di Isernia, una serata ricca di iniziative per richiamare la popolazione nel centro storico Pentro. In quattro piazze del Borgo Antico, infatti, sarà possibile prendere parte ad una serie di eventi che coinvolgeranno i cittadini di tutte le età. Già dal pomeriggio, in piazza Celestino V, i più piccoli potranno assistere ad uno spettacolo di burattini, mentre dalle 21, in tutto il quartiere, saranno allestiti una serie di concerti di musica dal vivo. Importante appuntamento con Sapere Sapori, l'evento messo a punto da Molisanissimo, durante il quale Piazza Andrea di Isernia sarà invasa da stand gastronomici ricchi di prodotti tipici della regione, dai formaggi ai salumi, per arrivare perfino alle lumache. Dopo il successo della Notte Rosa a Corso Garibaldi, da Palazzo San Francesco arriva una nuova iniziativa, resa possibile anche grazie alla collaborazione degli abitanti e dei titolari delle attività presenti nel centro storico, con l'augurio che gli isernini partecipino con sempre più entusiasmo agli eventi cittadini. Sabato prossimo ci sarà la Notte Bianca, quali sono le iniziative per la serata? Quattro piazze coinvolte, piazza Celestino V, piazza 10 Settembre, piazza Andrea di Isernia e il chiostro del Comune. Le attività sono varie, c'è l'intrattenimento per i bambini, ci sarà uno spettacolo di burattini completamente gratuito per i più piccoli, ci saranno gruppi musicali di diverse tipologie di musica che suoneranno nelle tre piazze e al chiostro di Palazzo San Francesco ci sarà uno spettacolo della compagnia teatrale Cast. Cerchiamo di dare vita a quella che è l'anima pulsante di Isernia, ovvero il centro storico della città, senza però dimenticare tutte le altre zone della città, così come si è organizzata qualche settimana fa la Notte Rosa su Corso Garibaldi, che ha avuto un ottimo successo sia per la partecipazione attiva dei commercianti, ma anche come risposta della cittadinanza. Vuol dire che i cittadini sono
propensi a vivere la nostra città e noi siamo propensi a svolgere attività che li coinvolgano. Diffondere la cultura molisana e le minoranze croate attraverso l'arte, suscitare interesse e curiosità per il Molise. In Croazia, Dubrovnik, protagonista Daniela Quici, che per una settimana ha portato con le sue opere il patrimonio architettonico del Molise. La mostra era inserita all'interno delle attività culturali estive della cittadina. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Sole oggi sul Molise, temperature comprese tra i 13 gradi la minima a Campobasso e i 31 gradi la massima di Isernia, venti variabili provenienti prevalentemente da nord, calmo il mare Adriatico, condizioni climatiche stazionarie dalla sera, ancora sereno domani sulla regione. L'Università degli Studi del Molise propone la propria candidatura ad ospitare i campionati nazionali universitari per il prossimo anno, il 2018. La candidatura è stata avanzata in collaborazione con il CUS Molise e di intesa con la Presidenza della Regione. Professor Palmieri, il mondo dell'università ha espresso da sempre grandi campioni nello sport. In questi giorni si sta svolgendo il campionato mondiale di nuoto e gli atleti provengono proprio dal mondo universitario. L'Università del Molise si candida a che cosa? Si candida insieme al CUS Molise a ospitare i campionati nazionali universitari del 2018, abbiamo già presentato la domanda che sarà vagliata ai primi di settembre, dobbiamo predisporre una relazione tecnica, adesso insieme alle amministrazioni comunali, alla Regione Molise stiamo decidendo le opportune misure per fare in modo che i campionati vengano assegnati al Molise. Lo sforzo è uno sforzo comune di tutte le istituzioni, senza colore politico, ma in uno spirito, come dire, istituzionale nobile, uno spirito che vuole rilanciare lo sport e lo sviluppo di questo territorio in una prospettiva veramente unitaria. Negli anni scorsi Yuri Chichi è stato uno dei docenti dell'Università del Molise, il che dimostra che gli atleti hanno uno sguardo particolare proprio al mondo degli universitari. Ma sport e università è un connubio planetario. Devo dire che nelle attività universitarie la componente sportiva ha un ruolo fondamentale, lo ha anche per noi. Siamo dotati di strutture di eccellenza da questo punto di vista, faccio riferimento non solo al Palaunimo, e quindi ci è venuto naturale proporre questa regione così bella, così vocata alle manifestazioni turistiche e sportive, a candidarci per insomma, questo evento. È un evento molto importante che dovrebbe richiamare 5-6 mila atleti in questa regione e speriamo di farcela, ma sono fiducioso. Quindi in definitiva mens sana in corpore sano, che è un motto latino rivolto proprio agli atleti, è valido. È un motto, come dire, imperituro, e vogliamo fare in modo che i nostri giovani possano tradurre in pratica questo antico insegnamento. Pompeo Barbieri, giovane nuotatore di San Giuliano di Puglia ai campionati italiani assoluti estivi di Lodi, ha conquistato ben 3 medaglie d'oro, la prima vittoria sui 50 per la categoria S4, poi sui 100 stile ed infine sui 200 stile con tempi da record.
Emanuele Di Elsi è sulla buona strada per rientrare a far parte della squadra azzurra titolare che nel prossimo mese di novembre dovrà affrontare gli europei di Sitting Volley. Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma ciò che fa ben sperare tutti i tifosi molisani è che il giovane atleta termolese sia stato già convocato per il terzo collegiale consecutivo della nazionale maggiore, che si svolgerà dal 27 al 30 luglio nella città di Rotonda, in provincia di Potenza. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.